La polizia stradale lancia l'allarme. Gli incidenti mortali sono in notevole aumento sulle strade italiane, con un picco nello scorso mese di luglio, in particolare nella fascia oraria notturna. Sulla base dei dati provvisori, nel 2015 si sono verificati in Italia 173.892 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato 3.419 vittime e 246.050 feriti. Secondo i dati dell'Istat, per la prima volta dal 2001 cresce il numero di vittime, mentre gli incidenti registrano una flessione e i feriti una riduzione del 2%. Anche i feriti gravi risultano in aumento. Nel 2015 l'aumento di morti in incidenti stradali registrato lo scorso anno ha riguardato in particolar modo motociclisti e pedoni. Risultano in calo gli automobilisti deceduti, così come i ciclomotoristi e i ciclisti. Le cause di questo trend negativo sono dovute all'eccesso di velocità, alla guida irresponsabile sotto l'effetto di alcol e droga, ma soprattutto all'uso spasmodico dei telefoni cellulari. Lo ha sottolineato anche la dirigente della Polizia Stradale di Salerno, Maria Grazia Papa, che rinnova proprio in queste ore di partenza e di esodo un appello agli automobilisti alla prudenza e alla massima attenzione. Sempre più la tecnologia distoglie l'attenzione dalla guida per fare contemporaneamente anche altro: messaggiare, scrivere mail e addirittura scattare selfie. Noi abbiamo notato un aumento dell'infortunistica stradale. Nel 2015 abbiamo avuto un aumento del, diciamo, abbiamo avuto 10% in più di morti. E quindi, anziché avere un decremento come c'era stato negli anni passati, e questo è dovuto soprattutto a una guida senza disattenta. Guida disattenta perché notiamo che gli automobilisti si mettono alla guida e utilizzano il cellulare. Io il messaggio che vi do è, per la garanzia della sicurezza di tutti quanti noi e di tutti gli utenti della strada, di non utilizzare il cellulare mentre si è alla guida e mandare messaggi, che provoca una disattenzione a meno di 20 secondi che può provocare, soprattutto ad alta velocità, incidenti. Noi stiamo facendo notevoli controlli proprio per evitare questo fenomeno, anche con le auto civetta. Vi dico solo che in un mese abbiamo elevato più di 400 contravvenzioni, quindi un dato alto rispetto ai mesi passati.